Buonasera e bentrovati davvero a tutti voi che in questo momento avete deciso di collegarvi per capire proprio cosa è successo oggi in Via Canova 166 e parleremo appunto di questa iniziativa della Fondazione Cure to Children che è dedicata al capitano della Fiorentina, un nostro testimonial, Davide Astori. Abbiamo voluto onorarlo proprio con una grande iniziativa che si chiama Un murale per Davide Astori, questa grande opera che ormai sovrasta Via Canova accanto all'Esselunga in Via Canova 166, dove appunto ritrae, come possiamo vedere dalle immagini, il numero 13 intramontabile della Fiorentina Davide Astori con questo viso, con questa curva, con i colori dei quartieri, che davvero è stata una cerimonia emozionante. E noi stasera vogliamo davvero raccontarvela perché ci sembrava molto limitativo trasmettere una diretta di quest'oggi che alle 12.30, anche se poi il tempo è stato molto clemente con noi, siamo riusciti a svolgere, ma vogliamo entrare proprio nel vivo, quindi ne parleremo con giornalisti, con tifosi, con tutte quelle persone che in quel momento drammatico purtroppo c'erano, come noi di Cure to Children, visto che lui era un nostro testimonial. Io direi, visto che la serata è davvero piena, di andare avanti e proprio di iniziare con la Fondazione Cure to Children, con Roberto Valerio e benvenuto in questa trasmissione che abbiamo costruito anche un po' insieme, qui con la regia di Leonardo Scucchi nei suoi studi di Imagine Project. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti voi. Cure to Children ormai è una realtà fiorentina che da oltre 13 anni opera in quei paesi in via di sviluppo, che porta la cura dove non c'è. Spieghiamo proprio bene questo concetto questa sera. 13 anni fa nasceva appunto Cure to Children, un concentrato di idee molto interessanti. Sfidavamo il mondo nel tentativo di cercare appunto di curare e salvare la vita a questi bambini dimenticati da tutto e da tutti, perché come sapete, a differenza di alcune patologie, no? Lo vediamo col Covid in questi giorni, che sono considerate delle emergenze, voi spettatori oggi, questa sera, scoprirete che purtroppo il cancro nell'infanzia non è considerato un'emergenza. E questo purtroppo crea non pochi problemi per arrivare e curare e salvare la vita a tanti bambini. Chiaramente è una malattia cronica che necessita sempre di cure appropriate e Cure to Children in questi anni c'è davvero riuscita. L'idea vincente è stata quella di non sostituirsi mai ai medici locali in queste realtà e chiaramente istruendoli e fornendo loro i farmaci appunto salvavita per questi bambini, abbiamo iniziato appunto a curarli ed oggi i numeri ci danno nettamente ragione. Avevamo visto molto lontano. Tutto questo che vi sto raccontando in due parole piacque tantissimo a Davide Astori. Sì, effettivamente questa scritta che stiamo vedendo proprio in questo momento, ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita, è un punto focale di questo murales di 240 metri quadri che Cure to Children e insieme al Comune di Firenze e a Esselunga e tanti altri sponsor che naturalmente il minimo che possiamo fare, che poi nel corso della trasmissione vedrete, queste parole di Davide sono state veramente create da lui in un evento di Cure to Children e per questo chiederei appunto alla regia di mandare il contributo di questa mattina perché appunto noi racconteremo la mattinata in questo modo per spiegarla proprio a tutte le persone, a tutti i nostri follower che abbiamo sui social per spiegare meglio che cos'è Cure to Children. Andrei subito con il contributo della presidente di Cure to Children, Cristina Cianchi. Non era una frase di circostanza la sua. Davide aveva capito quello che noi facevamo. Aveva fatto domande, era andato sul nostro sito, aveva chiesto informazioni. E
e ne aveva parlato anche con la famiglia quando tornava a casa. Così ieri abbiamo parlato con la mamma e mi ha confermato che Davide aveva parlato di noi, dei nostri bambini e di quello che gli sarebbe piaciuto fare per aiutarci. Quindi aveva capito la nostra mission, quindi quello che facciamo, e aveva capito che era importante per noi farci conoscere. Parole preziose quelle della Presidente e doverose, che ci riportano poi in quella che è la mission che abbiamo dedicato, che Cure to Children ha dedicato a Davide Astori, che è quella in India, a Bangalore. Ci spieghi veramente in due parole, poi sentiremo anche il coordinatore scientifico, perché piaceva Cure to Children, cioè a Davide piaceva tanto la Fondazione Cure to Children? Molti magari non lo sanno, ma Davide amava andare anche in vacanza in queste realtà, e portando con sé anche la sua compagna Francesca, nella sua pagina social, se andiamo a curiosare, troveremo appunto proprio delle immagini che lo ritraggono proprio in India. Questo la fa capire molto che tipo di persona era Davide. Voleva rendersi conto e toccare con mano queste realtà, e si rese perfettamente conto che noi qui abbiamo praticamente tutto, mentre lì c'è tantissimo da fare. E la cosa più importante che si rese conto, e la cosa che sorprese anche noi, perché in poco tempo lui riuscì a fare davvero una sintesi di quello che è il progetto Cure to Children, si rese conto che con poco si può fare davvero tanto per questi bambini. E questo è il messaggio che ci ha lasciato appunto Davide. Non possiamo non dimenticare alcune sue affermazioni: non voglio più vederli soffrire, occorre far capire quello che Cure to Children fa. Non c'è soltanto ogni bambino ha diritto di giocare la sua partita. Questo era Davide Astori, aveva capito perfettamente che la nostra missione è una missione che purtroppo non ha trovato uguali giro per il mondo, perché come sapete ci sono molte organizzazioni che magari si attivano con un processo completamente opposto al nostro, cioè portare bambini provenienti da questi paesi, portarli, fare questa migrazione nei paesi occidentali. Come sapete non è pensabile portare tutti questi bambini qui da noi, mentre questo progetto di curarli localmente e far crescere appunto queste realtà locali a poter procedere e curare i loro bambini è un progetto che mi piacque davvero molto. E anche se purtroppo lui venne a mancare dopo le prime occasioni che abbiamo avuto modo di vederci, Davide aveva dato davvero una spinta molto forte alla nostra visione e al nostro progetto. Ora con il murales ci auguriamo davvero che questo tatuaggio, questo manifesto permanente sulla città di Firenze, i cittadini si accorgono di noi, si accorgono della nostra missione e possono davvero contribuire. Guardiamo proprio cosa ci ha detto questa mattina il dottor Lawrence Faulkner, il coordinatore scientifico della Fondazione Cure to Children, che è stato anche uno dei fondatori di Cure to Children. Prego la regia a mandare il contributo, grazie. Dottor Faulkner, Cure to Children in questo decennio, ormai più di un decennio, no? Siamo già a 13 anni di fondazione, ci ha portato effettivamente a tutto il mondo a portare la cura dove non c'è, soprattutto per quei bambini che hanno bisogno di un trapianto di midollo osseo. Oggi siamo qui per Davide, che era un nostro testimonial, che lei ha conosciuto. E sicuramente il suo messaggio universale potrà portare un qualcosa di grande nella mission in India a Bangalore. Sì, Cure to Children è nata nel 2007, da allora effettivamente siamo riusciti a fare tante cose. E io ho incontrato Davide, mi sembra nel 2017, e nulla, mi fece un'ottima impressione, sembrava una gran brava persona. E sì, noi siamo molto contenti dei risultati raggiunti grazie alla generosità di tante persone, soprattutto di Firenze.
e abbiamo, diciamo, i nostri progetti più importanti sono in India e Pakistan. E in India da poco abbiamo creato un centro per la cura di bambini con la talassemia, che è una malattia molto comune in India. Ci sono 100.000 bambini affetti, ed era una malattia che era una volta comune in Italia, ora c'è, grazie a una malattia genetica, quindi grazie alla prevenzione è molto meno comune, quindi insomma i risultati sono stati decisamente soddisfacenti. E naturalmente questa grande operazione, che io veramente sono riuscito a coordinare, ne sono davvero onorato, ringrazio la Presidente Curtu Children per avermi dato questa possibilità come volontario e di portare avanti questa grande iniziativa per ricordare Davide. Sono veramente onorato di averlo fatto. E tutto questo, Roberto, è stato possibile anche grazie, come dicevamo prima, degli sponsor, e per questo mando subito il contributo del dottor Arduini di Esselunga. Esselunga sempre vicine a dei progetti solidali anche a Firenze. Assolutamente sì, anche perché Esselunga vuole essere vicino al territorio e tutto quello che può fare per contribuire a dare valore alle persone e alle comunità per noi è negli obiettivi dell'azienda. Per cui assolutamente sì, questo murale in onore di Davide Astori e del suo messaggio umano e professionale è per noi un'opportunità per aiutare la città di Firenze ancor più e per essere presenti vicino alle persone. Eccoci no. Di nuovo in studio, e voglio chiudere con Roberto Valerio ricordando che la campagna di crowdfunding su GoFundMe continua e ci sono anche tanti altri modi per aiutare Curtu Children, tra cui uno che non ci costa davvero nulla e che è il 5 per 1000, vero Roberto? Sì, io colgo innanzitutto l'occasione per ringraziarti davvero di cuore per questo straordinario coordinamento al progetto. Credo che quando hai iniziato tu ti aspettavi che avresti dovuto impegnarti in maniera così attiva e senza orario. E ritengo che sia giusto ringraziarti, perché anche la Presidente, ma tutto il direttivo, oggi mi avevano sollecitato a fare un ringraziamento pubblico, ma poi, come sappiamo, le cose non vanno mai come si programmano. Però ecco, colgo l'occasione proprio in questo momento di questa diretta di rappresentarti davvero la massima stima per quanto hai saputo dare e fare per questo progetto. Ora rimane davvero la partita aperta, perché dobbiamo continuare con questa raccolta fondi. Ora dobbiamo pensare ai bambini di Curtu Children, che da oggi oserei dire i bambini di Davide. Questo devono capire le persone. È importante realizzare queste opere, perché è importante che ci si veda e ci sia questa testimonianza e sia preservata questa memoria di questo straordinario ragazzo. E noi sotto questo aspetto non abbiamo alcuna remora a quello che abbiamo fatto fino ad oggi per ricordarlo, per ricordare la sua serietà, la sua correttezza, la sua generosità. Ora però resta da raccogliere fondi per curare questi bambini. Pertanto invito tutti a seguirci, a non perdere questa occasione e far crescere la fondazione anche sotto questo aspetto, perché è vero che abbiamo fatto tanto, ma se la città, come mi auguro, da oggi si è accorta di noi, potremmo fare davvero tantissimo di più, e questa volta potremmo farlo davvero al fianco e preservando la memoria appunto di Davide Astori. Grazie ancora Roberto per questo bellissimo intervento, e avremo modo di fare sicuramente anche altre dirette per raccontare ciò che ho raccolto nelle nostre mission in India, Sri Lanka, Kosovo, che effettivamente meritano di essere viste, quindi sicuramente. Grazie Roberto, e ritorniamo in studio. Grazie proprio a voi, per, grazie a tutti voi. Per continuare, io direi alla regia di entrare sempre più nel vivo per raccontarvi questa giornata piena di emozioni non solo per noi addetti ai lavori, ma anche
per tutto il popolo fiorentino, e il popolo fiorentino che si è sempre rivolto a Davide e alla famiglia di Davide con un'accoglienza straordinaria oggi nella città di Firenze. E volevo proprio introdurre con una scheda di Gaetano D'Arienzo, che secondo me ha fatto una scheda che ci introduce proprio nel pieno di una discussione che possiamo portare avanti in ricordo di Davide. Ci sono due tipi di calciatori, i campioni che si riconoscono dentro al campo e quelli che lo sono anche fuori, dal rettangolo di gioco. A questa seconda categoria apparteneva Davide Astori, la cui memoria calcistica si colora delle maglie che ne hanno segnato la carriera. Indelebili le stagioni tra i tifosi del Cagliari e della Fiorentina in particolare, passando per la Roma, prestazioni che gli valsero anche 14 presenze con la maglia azzurra della nazionale. Difensore sempre corretto con gli avversari, amato dai propri compagni di squadra, che mai lo hanno dimenticato facendone un simbolo, un capitano che dopo la morte prematura, dall'alto li accompagnava nelle loro partite. Chi lo conosceva d'altronde lo descrive come un tipo riservato, ma capace di grandi slanci di generosità, sempre pronto a dare una mano, a darsi per gli altri. Dietro il calciatore si nasconde un lato umano che nel caso di Davide si concretizzava anche nell'aiuto di chi nella vita aveva avuto meno fortuna di lui. In quest'ottica si inseriva la collaborazione con Cure to Children, la fondazione che dona le cure ai bambini nel mondo che non possono permettersele. Ogni bambino ha diritto a giocare la sua partita, diceva Davide, la cui partita della vita si è interrotta troppo presto, ma che continua nel ricordo di un eroe silenzioso. Campione a 360 gradi, ne parliamo subito con altri ospiti, con Stefano Fabbri, amico nonché giornalista, ex direttore qui dell'Ansa Toscana, quindi davvero è un piacere che hai accettato l'invito e che hai voluto parlare qui stasera e portare la tua testimonianza. Saluto anche Giampaolo Marchini, che è al lavoro nella redazione instancabile della Nazione, quindi sicuramente gli faremo perdere qualche minuto di lavoro, ma credo che la situazione meriti. E poi Costantino Nicoletti, che effettivamente, oltre a essere un grande amico di Cure to Children, oggi parlerà anche lui della figura di Davide. Io inizierei proprio da questa scheda di Gaetano D'Arienzo, parlando con Giampaolo Marchini, che effettivamente come nazione, in quei momenti di incredulità da parte un po' di tutti noi di quello che ciò che stava succedendo, la nazione è riuscita a spiegare e a trovare le parole, cosa che molti di noi e molti cittadini comuni non sono riusciti. Ma per certi versi nella tragicità dei momenti è stato anche facile, perché quando accadono queste cose che colpiscono non solo una comunità, una città, il mondo sportivo e non, è facile raccontare perché le parole vengono dal cuore, mai come in questa occasione è stato così. Lo ripeto, una giornata che mai avremmo voluto vivere, ma soprattutto sono state ancora più toccanti le giornate successive, perché il giorno dei funerali di Davide in Piazza Santa Croce è successo di qualcosa che è difficile commentare, soprattutto per quanto riguarda appunto la figura di Davide. Un abbraccio enorme, un abbraccio immenso, arrivato in maniera trasversale. Chiaro che qua Davide era il simbolo, il capitano, l'uomo squadra, l'uomo della Fiorentina, rappresentava la Fiorentina, ma lui aveva questa capacità di coinvolgere davvero tutti, tant'è vero che addirittura alcuni calciatori della Juventus, ricordo Buffon in testa, prese un volo privato la mattina presto per essere anche loro in Piazza Santa Croce, e non ci fu un sibilo, un sussulto, una parola fuori luogo nei confronti dei giocatori della Juventus, e questo ti dà la grandezza di Davide, che anche in questa occasione era riuscito davvero a accomunare tutti quanti.
ci furono solo applausi fuori Piazza Santa Croce, da quello che mi ricordo, quando loro arrivarono applausi, davvero di sì, corsa. Applausi, grandi senso anche di riconoscenza. Un paio di ragazzi anche con la sciarpa viola al collo si avvicinarono a Buffon per ringraziarlo. E sono gesti non banali, sono gesti che purtroppo nel calcio riscopriamo soltanto in questi tragici momenti, invece dovrebbero essere la consuetudine. Spiace doverlo sempre sottolineare, perché non bisognerebbe sottolinearlo quando accadono situazioni del genere, però ecco, davvero fu una giornata indimenticabile nella sua drammaticità. Stefano, invece tu come la ricordi quella giornata? Ma guarda, io innanzitutto buonasera a tutti e complimenti per quello che fate, perché credo sia una cosa veramente rimarchevole, e anche quello che fate stasera. Quella giornata io la ricordo assolutamente in maniera un po' attonita, perché se devo essere sincero, io penso di essere, ma non lo dico per così per autocelebrazione, tutt'altro, in questo caso non ci si autocelebra, ma penso di essere il più vecchio tra quelli che hanno parlato fino adesso, quindi ho un po' di ricordi in più. E per esempio la cosa che ricordo è che è un tipo di situazione che avevo visto altre volte soltanto in casi in cui c'erano crisi molto molto gravi, eventi disastrosi. Io sono fatto in tempo a ricordarmi dell'alluvione, non facevo questo mestiere perché ero molto più piccolo, mi ricordo i Giorgofili, cioè sono stati momenti molto più simili, diciamo, a quel giorno, al giorno dei funerali di Davide Astori, i giorni poi in cui la città ha dovuto fare i conti con la sua scomparsa. Tu hai scritto quel giorno, scusami, no, Stefano, tu hai scritto quel giorno? Sono andato a riguardare, ho scritto un anno dopo, perché quanto diceva Paolo Marchini, cioè del fatto che quella giornata fosse indimenticabile, è assolutamente vero, perché un anno dopo, ancora, per l'anniversario della morte di Davide, c'erano, come dire, si risvegliò ulteriormente ciò che era appena stato, ma neanche sopito, perché poi è stata una cosa che ci ha tenuto svegli, diciamo, per tutto l'anno, ma per quell'anniversario fu una cosa abbastanza importante, il primo anniversario, perché ricordo che mi fu chiesto dal Corriere Fiorentino di scrivere qualcosa su quello che stava accadendo. Io dissi che non ero così esperto di calcio come lo è ad esempio Paolo, che lo fa proprio di mestiere. Io seguo la città, seguivo insomma il territorio, le persone, e in effetti quello che volevano era proprio, come dire, un ritratto della città, un ritratto delle persone, che effettivamente fu un inedito, non quello che scrissi io, ciò che stava accadendo. Perché anche un anno dopo, anche nell'anniversario nel primo anniversario della scomparsa della Astori, c'era una memoria che era viva, vivace, effettiva, la si sentiva proprio tra le persone. Prima Marchini ha citato Buffon, io mi ricordo citare una frase che aveva detto proprio in quell'anniversario, e che sappiamo che, come dire, è un personaggio che al di là della gravità del momento, dei funerali, e certo, insomma, non c'è mai stato un sangue, diciamo così, fluido tra la Juventus e Firenze. Però ricordo questa frase che lui disse in occasione proprio del primo anniversario, ricordandolo, disse era un soffio d'aria pulita, perché dice era una persona speciale perché normale. Ecco, questa normalità è una cosa che a Firenze era piaciuta molto, e Firenze è una città molto strana, perché è una città che non è sempre buona e mai buonista, però è pronta a riconoscere il valore delle persone. Questo penso che in quel caso ne abbiamo avuto una prova provata. Prima di passare a Costantino, volevo lanciare un servizio di oggi, in particolare di un altro grande capitano della Fiorentina, che Giancarlo Antonioni, e effettivamente lui anche capitano storico. Guardiamo il contributo. Per Firenze, per la Fiorentina, per la famiglia, per tutti noi, anche per noi, perché in effetti David in noi ha lasciato qualcosa di positivo sotto tutti gli aspetti. E quindi anche per noi è bello ricordarlo sorridente come lo era sempre. E poi per quello che effettivamente ci ha dato, sia a noi dirigenti ma anche ai suoi compagni di squadra. Quindi credo che sia una cosa positiva per Firenze e anche per lui.
Poi sul palco Giancarlo Antonioni ha tenuto a precisare che se anche non c'è stata questa deroga della fascia di capitano di A13, che comunque sul muro di Firenze questo tatuaggio alla città ha, effettivamente come Fiorentina stavano pensando in questo, per il prossimo campionato, di mettere un simbolo di Davide sulla maglia, quindi effettivamente anche questo è un qualcosa che sicuramente colpisce, che seppur cambiando proprietà la Fiorentina effettivamente non può non guardare, come hanno sempre fatto, la propria storia. Giusto, Giampaolo? Sì, ma non è un concetto banale quello che hai detto, non è sempre semplice che tutto quanto sia così lineare. Credo che anche le nuove proprietà devono per forza onorare quello che è stata la storia della Fiorentina. La Fiorentina ha avuto i suoi lutti, ovviamente, ma questo credo che, senza voler fare una classifica, sia quello che ha colpito più di tutti, perché parliamo di un ragazzo nel pieno della sua attività, nel pieno della sua vita, una giovanissima vita spezzata in maniera incredibile, alla quale ancora non riusciamo a capacitarci. E credo che il tributo che la Fiorentina ha intenzione di dargli sia un tributo quanto mai giusto e quanto mai normale per una situazione che di normale non ha mai avuto. Insomma, abbiamo sempre cercato una spiegazione a tutto questo, e onestamente non siamo mai riusciti a darcela, nonostante la scienza ci abbia provato. Insomma, tutti quanti noi siamo rimasti colpiti, e credo che tutti quanti noi sappiamo perfettamente dove ci trovassimo nel momento in cui abbiamo saputo di questa tragedia. Credo che sono situazioni che ti lasciano un segno, ti lasciano un graffio. Facendo il dovuto paragone, è stato per noi un po' come per Firenze, è stato un piccolo 11 settembre, è stata una rivoluzione totale, insomma, lo ripeto, io ricordo perfettamente dove ero l'11 settembre e cosa stavo facendo, così come ricordo perfettamente che la mattina del 4 marzo del 2018 dove ero e cosa ho fatto subito dopo. Insomma, sono giorni che ti restano per sempre dentro il cuore. Vero. Costantino Nicoletti, grande amico e sostenitore di Curcio Children, ma anche grande uomo di calcio, che sicuramente, quindi, che il mondo del calcio credo che possa solo prendere il lato positivo di questa tragedia, no? Un po' come Curcio Children, saper trasformare un'energia negativa in positiva, e un esempio come Davide, soprattutto per i ragazzi, è molto importante. Buonasera, ciao Francesco, non so se mi si sente, ciao sì. Giampaolo, buonasera Stefano, sì, guarda, io ho quattro momenti che ricordo, che non, come ha detto Giampaolo, non dimenticherò mai. Intanto quella domenica, tra l'altro non so se ho mai raccontato, quella sera proprio Davide era stato promotore di una cena che stavamo organizzando da una settimana, perché lui si sentiva che il gruppo avrebbe fatto un bel finale di stagione, una parte finale di stagione importante, e ci dovevamo coordinare per l'orario di rientro con l'aereo privato da Udine per poi andare tutti a cena con la squadra. E non mi dimenticherò mai la mattina quando chiamai uno dei magazzinieri al seguito della squadra, e quando mi disse in questa maniera, e io ero, cioè, rimasi, sai, all'inizio pensavo fosse uno scherzo di pessimo gusto, aggiungo io, ma fu uno shock pazzesco, perché poi iniziai a cercare sulla rete la conferma di quello che mi stavano raccontando. Quindi quello è stato il primo momento un po' scioccante di tutta questa vicenda. Poi ci sono altri due momenti, la partita col Benevento e il giorno prima il fiume di gente, in modo composto e silenzioso, che andarono a trovare Davide in quel di Coverciano, e le lacrime di De Rossi e di tanti altri suoi compagni che stettero lì due giorni praticamente interi a piangere, allenatori vari, da Donadoni con cui aveva lavorato a Cagliari. Ci fu proprio una processione di colleghi e amici infinita, infinita. E di quel ricordo mi ricordo la serata con Walter Sabatini, che era distrutto, perché non si era mai chiarito con Davide Astori, perché non gli aveva mai spiegato il perché del non rinnovo alla Roma. E lui rimase Roma. Qui questa cosa. Lui aveva sofferto talmente questa cosa che non si diede pace, arrivò il giorno prima, sette tutta la sera. La sera mi raccontò questo aneddoto, Walter, dicendomi che
aveva questa cosa, questo rimorso che non gli era mai passato. Poi, per ricordare qualche aneddoto, perché era di un'ironia straordinaria, Davide, attenzione, non vi sbagliate, che era durante una cena di Curtu Children, eravamo allo stesso tavolo io e te con Davide, quindi effettivamente Merle, insomma, perché era di un'ironia unica. Io mi ricordo, l'ho conosciuto la prima volta al matrimonio di Montolivo con la Cristina De Pin, quindi si parla di 7 anni fa, ed eravamo nell'antibagno in coda, io era con la Francesca, con la Fioretti, che già conosceva Carletto, che è un grande sostenitore di Curtu Children, dove lo coinvolgete questa mattina, ha presentato questa mattina. E lì io non lo conoscevo, per rompere il ghiaccio gli dissi, lui era a Cagliari, o vieni via, vieni a Firenze, visto come siamo noi fiorentini. Ma mi piacerebbe, però era in trattativa con il Milan a quei tempi. Qualche anno dopo, uno o due anni dopo, non mi ricordo, parlò alla Roma e poi mi chiamò, perché gli diede il numero Montolivo, qualche giorno prima. Allora, hai visto alla fine che sono arrivato a Firenze? Ora mi raccomando, insomma, sono andato a mangiare una bella fiorentina. No, ma era di una simpatia e di una sottile ironia unica. L'altra cosa bella, Francesco, è la fascia. La fascia è stata una idea, una creazione della Curva Fiesole, dei famosi ultra. Sì, che poi ce la racconteranno dopo, non anticipiamo. Ce la racconteranno dopo. Il simbolo di quella fascia. Capitano dei capitani, ecco. Vero, verissimo. Della figura del capitano che deve essere portata avanti nei giovani cacciatori, alle famiglie soprattutto dei giovani cacciatori, quindi tutta una serie di simboli che devono essere il calcio storico, di cui ho fatto parte, lo sai, come presidente dei Verdi, ormai tanti anni fa, quindi insomma proprio racchiude tanti valori che poi racconteranno molto meglio i ragazzi della Curva Fiesole. Adesso continuiamo con il racconto della giornata e andiamo con Manuel Pasquale, il contributo che abbiamo preso questa mattina. Eccoci con Manuel Pasquale, il ricordo di Davide come uomo principalmente, e se ti aveva anche parlato di questa fondazione Curtu Children. Allora, Davide era un compagno di squadra, è arrivato alla Fiorentina, io ero capitano e siamo diventati praticamente subito amici, perché avevamo la stessa maniera di condividere sia il calcio, che poi riuscivamo, ecco, a star bene e condividere praticamente il momento extra calcistico con le nostre famiglie. E la cosa più bella è ovviamente si è visto in quello che è successo, l'amore che ha avuto la gente, perché la gente che ha avuto l'onore e il piacere di conoscerlo ha visto che era una persona speciale, era un grande uomo che trasmetteva dei valori importanti, e si è visto l'affetto che tuttora ha in tutto l'ambiente calcistico e non, e all'interno di Firenze lo stiamo vedendo praticamente tutte le volte che c'è la possibilità che un evento gli venga dedicato. Cosa ti piace di più di questo murale, al di là di quello che trasmetti, un particolare che ti ha colpito? Beh, lo sguardo sembra di... faccio un passo indietro. A casa ho ancora in ricordo una foto che io e Davide abbiamo fatto l'ultima giornata di campionato, quando poi io sapevo che sarei andato via dalla Fiorentina, e rivedo gli stessi occhi di quella foto, dove comunque ci sono anche i nostri figli, e il legame che c'è e ci sarà in futuro per sempre tra la città di Firenze e la Davide e la famiglia di Davide. Con questo murales viene sancito in eterno, lo dico io, perché comunque trasmetterà sempre i valori di Davide, sia come sportivo, ma allo stesso tempo anche come uomo. E noi davvero con questo spirito di Manuel Pasquale, che appunto ha raccontato anche fuori dal campo Davide Astori, e effettivamente noi vediamo dietro di me scorrere queste immagini del murale, e una cosa che mi ha colpito davvero è anche l'altra immagine sull'altro livello, come se Davide Astori ci volesse indicare la strada. E questo appunto l'ho chiesto stamattina a Borca Valero, perché era un qualcosa che davvero non ha colpito solo me, c'erano delle persone che proprio lì tra la folla sottolineavano questo particolare del murale. Siamo con Borca Valero e il ricordo di Davide che tu hai come uomo e come grande sportivo, grande umanità. Sì, soprattutto grande uomo. Alla fine, come ho detto diverse volte, il calcio prima o poi finisce e rimangono le persone. Quando una persona ha dei valori molto importanti, rimane per sempre. Lui lo ha dimostrato, per quello c'è tutta questa gente qua per ricordarlo, e avremo questo bel murales per vederlo ogni volta che passeremo di qua. Non so se hai notato. Allora, siamo con Borca Valero e sì.
Io pregherei appunto Gianpaolo Marchini, che ci deve lasciare, a dire proprio un'ultima battuta su questo che ha detto Borca Valero, perché sono state parole belle anche le sue. Ma in dubbio, è ovvio che stiamo raccontando, o meglio, cerchiamo di raccontare un uomo semplice, ma nella sua semplicità straordinario, e secondo me non poteva che essere uno dei testimonial della vostra ragazzi, associazione. Ragazzi, mi dite chi abbiamo pronto? Praticamente, come dire, incarna perfettamente lo spirito che Cure to Children ha intenzione di incarnare, appunto, la grande disponibilità nei confronti dei bambini, grande disponibilità e grande attenzione a chi non può difendersi da solo, che io credo che sia soprattutto questa la lezione che Davide ha voluto trasmettere e che riusciamo a custodire nei nostri pensieri e nel nostro cuore. Chini, pregherei insomma Stefano Fabbri e Costantino Ricoletti a rimanere con noi. E adesso c'è un messaggio dalla regia che sicuramente ci sono degli amici che ci vogliono salutare, quindi avanti pure. Allora, amici, si doveva essere in diretta qui anche con Carlo per questa occasione meravigliosa, per questo tributo al grande Astori. Io volevo ringraziare proprio Cure to Children, ma soprattutto tutti coloro che hanno partecipato a questo crowdfunding, perché il risultato è veramente emozionante. Io credo che sia un dovuto tributo a un grande campione, un grande uomo, che sicuramente in questo modo è già nel cuore di tutti i fiorentini e di tutti gli sportivi in generale, ma in questo modo è proprio suggestivo, perché l'opera del pittore è un'opera davvero importante, e per cui insomma noi siamo qui da tempo, io da più di 10 anni, Carlo, Giorgio si sono uniti con grande entusiasmo ai progetti. Quello che sentite vociare è il figliolo di Conti che in qualche modo vuole contribuire alla felicità. Però quello che siamo in diretta, quello che volevamo dire è che anche Carlo, anche Giorgio sono felici, li sento, di partecipare sempre a queste grandi occasioni. Con lo spettacolo abbiamo venduto il nostro calendario, tra l'altro eravamo tutti vestiti e l'abbiamo venduto lo stesso, fossimo stati anche un pochino in déshabillé, sarebbe andato fortissimo. Però questo anche per dirvi che Cure to Children è una fondazione che seguiamo da tanto tempo, come dico sempre, ma ripetita Juventus, è una fondazione che piglia, parte e fa, e per questo ci piace. E anche questa bellissima occasione che è stato questo murale che ricorda proprio il cuore del grande Astori, è un'occasione insomma che Cure to Children, grazie a tutti i suoi sostenitori, lascerà sicuramente il segno. Insomma, Davide starà sempre con noi, anche con questa grande immagine di diritto nel nostro cuore. Ciao ragazzi, buona diretta! Grazie Leonardo, ma grazie a tutto il trio che effettivamente ha da sempre sostenuto Cure to Children durante i loro spettacoli. Noi siamo stati ospiti proprio di tutta l'organizzazione, che veramente ci ha fatto seguire il tour e ha permesso proprio di curare tantissimi bambini, raccogliendo i fondi di questo poi straordinario spettacolo, che credo che a Firenze forse c'è ancora qualcuno che non l'avrà visto, ma voglio dire, con tutte le repliche che davvero hanno fatto, noi ogni sera vi possiamo dire che erano sempre diversi, quindi questo è stato un
un aspetto che dei sostenitori veri come loro davvero ci rincuora, e un grazie davvero di cuore da tutto il direttivo pubblicamente a Leonardo, a Carlo e a Giorgio. E andiamo avanti con questo racconto del murale di Davide Astori, e sono arrivati anche nuovi ospiti, c'è sempre Stefano Fabbri e Costantino Nicoletti, ma vediamo del Comune di Firenze, dovremmo avere in linea l'assessore Cosimo Guccione, eccolo qui, assessore, buonasera e grazie per aver accettato l'invito. Questa giornata di oggi, anche lei naturalmente presenziava insieme al sindaco Nardella, sono state grandi le parole, grande anche l'impegno personale da parte sua, che davvero faceva parte del gruppo operativo, no? Che quindi questo è già tutto dire, di solito un assessore si defila, invece lei ha voluto seguire i lavori fino all'ultimo in tutto e per tutto. Prima di darle la parola, vediamo un po' cosa ha detto il sindaco oggi, il sindaco di Firenze Dario Nardella. Credo che nessuno di noi non possa dire di essere emozionato in questo momento. Vorrei anzitutto salutare con grande affetto Anna e Renato, i genitori di Davide, Bruno e Marco, i suoi fratelli. Davide ha una famiglia straordinaria e credo che se è cresciuto con questi valori anche e soprattutto merito loro. Quindi grazie per essere qui, ci eravamo presi un impegno, quello di starvi vicino, quello di farvi sentire la vicinanza e l'affetto di Firenze, l'amore per Davide, la gratitudine per Davide della nostra città, dei tifosi, dei fiorentini, e per noi questo impegno deve essere onorato in ogni momento. Credo che questo bellissimo murale che avete di fronte a voi lo testimoni. Per questo con tutto il cuore, con questa fascia che porto, voglio dire grazie a tutti voi, a tutti coloro che hanno supportato con questo crowdfunding che ha avuto un grande successo, e anche perché sono sicuro che continuerete a darci una mano con tanti progetti. E oggi non celebriamo solo il calciatore, ma anche l'uomo. I calciatori vengono troppo spesso descritti e visti come dei fenomeni, come delle macchine da soldi e basta. Davide Astori è stato un grande uomo, un ragazzo, un padre di una bambina straordinaria, Vittoria, che crescerà sempre con l'orgoglio di un padre fantastico e anche con l'amore e la vicinanza della nostra città. Bene, assessore, proprio torno da lei sulle parole del sindaco Nardella, perché sicuramente il suo messaggio che insomma vuole dare è sicuramente forte, proprio questo messaggio potente che Davide Astori ha voluto dare non solo per Cure to Children, ma è un messaggio universale lì in via Canova. Sicuramente è così, e come tutti i messaggi universali era giusto che fosse rappresentato anche in forma d'arte in una delle vie, in una delle zone della nostra città più popolose, più popolari, in cui passano tantissimi fiorentini, tantissimi ragazzi, ragazze, giovani soprattutto, che potranno così, vedendo il murale, di pensare a Davide, alle sue parole, al suo modo di essere, prendendolo come simbolo. Nello sport, ma nella vita di tutti i giorni, credo che si abbia sempre più bisogno in questo tempo, in questi tempi, di simboli, di uomini che sono di esempio. E spesso lo troviamo in un amico, in un insegnante. In questo caso in tanti l'hanno trovato in Davide, e sono orgoglioso di aver contribuito insieme alla Fondazione Cure to Children a poter realizzare un'opera, quella di Giulio Rosker, che in qualche modo, come dicevo all'inizio, rimarrà indelebile, rimane in un luogo importante della nostra città, e in qualche modo è da più di un ricordo, è un'opera d'arte di cui siamo abituati noi a Firenze tanto a raccontare, ma che forse in questo caso l'opera d'arte rappresenta
l'essere, diciamo, esempio più che il disegno in sé, più che l'opera in sé. Sì, colgo l'occasione anche per salutare che si è collegato Mirko Dormentone, il presidente del quartiere 4, proprio siamo all'isolotto, finalmente senza mascherina, presidente, devo dire che effettivamente tutte le volte ci siamo, il viso non lo ricordavo quasi più, quindi, però diciamo che è stata un'opera davvero importante nel suo quartiere, dove le persone comuni davvero sono rimaste molto, molto entusiaste di quest'opera. Cioè il microfono, perfetto. Eccoci. Sì, buonasera a tutti. Sì, devo dire che l'accoglienza è stata davvero buona, entusiasta anzi. Ricordiamo che questo muro è un muro di una casa popolare, di una casa del Comune di Firenze, gestito da Casa Spa, edilizia residenziale popolare. E gli inquilini di questo palazzo con cui abbiamo ragionato appena, diciamo, l'idea è cominciata a diventare un progetto, sono stati assolutamente felici di ospitare questa opera d'arte, questa opera pubblica, ma non solo loro, in realtà in questi giorni centinaia di persone ci stanno dicendo bravi, ma bravi non siamo noi, bravi siete voi di Culture Cinder, bravo è stato Giulio Rosk, un artista davvero, davvero bravo che ci ha entusiasmato. Alla fine, quando il tutto è stato perfezionato con gli ultimi dettagli, è venuto fuori veramente quell'energia, quell'emozione che provoca quel sorriso di Davide Astori. È veramente forte e noi siamo felici perché la nostra comunità locale, con una strada che sta diventando la strada dei grandi murales, ricordiamoci che lì a 300-400 metri c'è il Antonio Gramsci fatto da Iorit pochi mesi fa, tutto questo rende una cosiddetta periferia, che periferia non è più, è uno dei centri della città, ancora più viva, vivace e bella, è bella, perché questa è anche bellezza, oltre al messaggio importante dei valori che ha praticato nella sua vita Davide Astori. Sì, poi entriamo anche nel tecnico e raccontiamolo qualche particolare, che quando è iniziato l'opera Rosk, effettivamente tutti i social dicevano non ci somiglia per nulla, perché effettivamente noi, visto che erano stati fatti proprio gli interventi di ristrutturazione di edilizia, proprio per non andare a rovinare il cappotto termico, non abbiamo potuto mettere un'impalcatura chiusa, ma usare una piattaforma mobile di mononoleggio, che effettivamente ha visto, cioè la città passava mentre Giulio lavorava, quindi tante cose naturalmente poi si perfezionano con l'andare avanti, quindi c'è stata subito la preoccupazione del popolo viola, che naturalmente non ci somiglia, era la prima affermazione, però poi devo dire che oggi ha accomunato tutti questa la bellezza di quest'opera, che approfondiremo anche con l'artista. Io intanto ringrazio l'assessore Guccione, che effettivamente è stato una persona veramente vicina a Cure to Children e a tutta l'operazione, l'assessore allo sport e alle politiche sociali del Comune di Firenze, grazie, e sicuramente ci rivedremo per condividere altri progetti che una fondazione Onlus Fiorentina Cure to Children insomma porta nel mondo. E grazie anche a Mirko Dormentoni che saluto davvero, davvero di cuore, e spero che davvero riusciamo ogni giorno a fare un qualcosa che ci porterà sicuramente buoni risultati. Il messaggio internazionale di Cure to Children insomma è anche questo, anche perché poi a breve ci rivedremo, più avanti parleremo proprio del documentario di Davide Astori, che sicuramente una prima visione la faremo nel tuo quartiere, presidente. Assolutamente sì, siamo pronti ad ospitarla alla limonaia di Villa Strozzi, credo. Sì, il posto lo possiamo già dire, tanto poi con Tommaso l'avremmo detto dopo. Grazie ancora, e quindi io andrei avanti proprio con
sempre Stefano Fabbri e Costantino Nicoletti, appunto per vediamo la gente cosa ne ha pensato. Noi abbiamo raccolto delle interviste a caldo proprio questa mattina. Sei pronto il servizio? Che cos'è per voi quest'opera qui in Via Canova? Rappresenta un grande simbolo, una sorta di rinascita in tutto ciò, insomma, molto importante per Firenze e per tutti. Per voi che avete conosciuto Davide, diciamo che questa frase "ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita" è una frase che lo rappresentava in campo e fuori? Direi di sì, si rappresentava in campo per i valori che portava, appunto, in campo e fuori. È un bel murale che rappresenta bene cos'era Davide e cosa potrà essere anche per le generazioni future, perché l'importante è conservare il ricordo e continuare a trasmettere alle generazioni future anche i valori che portava lui. C'è un particolare che vi ha colpito di più di questo murale, guardandolo oggi per prima volta? Che posso dire? Sarà banale, però avevo visto nelle foto su Instagram, sui social, era bello, però ho visto dal vivo è ancora più bello. Cosa è stato per te Davide? Cosa ha rappresentato per te? Qual è il ricordo più grande? Che è stato un grande capitano e anche un grande calciatore. Cioè, era anche un giocatore molto bravo che quando si è perso, però è stato anche molto triste. Cosa ti piace di più di questo murale? Fatto molto bene e è un bel ricordo per Firenze. Quest'opera che cosa le trasmette? Questo ragazzo tanto bravo, che dicano, non lo conoscevo, ma è riuscito? È un bel, molto bello, mi piace, sì. Questa frase che ha scelto lo rispecchia appieno? Sì, come hanno parlato, sì. Davvero. Quanto le piace quest'opera? Tantissimo, tantissimo. Davide è il nostro capitano, ieri, oggi e domani. Non solo da tifosa viola parla proprio con tanta enfasi, appunto perché è stato un uomo che ci ha trasmesso tanti valori, non solo del calcio. Io posso ricordare questo, che io ho lavorato in periodo che lui era andava a Udine. L'ho salutato la sera e purtroppo la mattina ho saputo questa brutta notizia. È stato davvero per tutti noi una notizia, quelle proprio inaspettate. Inaspettata, perché chi conosce questi ragazzi, tutti, dal primo all'ultimo, sono tutti dei bravi ragazzi. E effettivamente trovarsi lì e salutarli la sera quando partono, e la mattina sapere questa cosa, è stato un colpo veramente grosso, quello non si può dimenticare. Stefano, torno da te, un'emozione che, come abbiamo visto da questo contributo, veramente si toccava con mano oggi. E veramente abbiamo dovuto pensare cosa prendere, perché ne avevamo tantissime, però queste ci avevano colpito particolarmente. Sì, perché ti dà, come dire, è veramente come fare un saggio, no? In un terreno e vedere che ciò che esce è sempre la stessa cosa, cioè non c'è una differenza né di quartiere, ma neanche di stato sociale. Penso che veramente ci sia stato questo modo di considerare l'essere a Astori, ma dico essere in tutti e due i modi, cioè sia come verbo che come soggetto, come qualcosa di appartenuto, cioè raramente succede una cosa del genere in qualsiasi città, e ancora di più è molto raro che accada a Firenze. Guarda, se posso dire veramente una brevissima cosa. Io ricordo, prego. Un collega che ho sempre stimato moltissimo, che è stato un grande cronista di calcio di Repubblica, non è fiorentino, milanese, Gianni Piva, che poi è stato anche il marito e il compagno di una collega mai troppo rimpianta, purtroppo, che è Manuela Righini, che non c'è più, una grande sportiva anche lei. Ricordo che mi fece osservare una cosa in un bar di Firenze, che a lui lo lasciò un po' attonito, cioè vedeva che insieme alle foto della squadra, come ce ne sono molti,
molte in tanti bar, in tanti locali. C'erano anche le foto delle curve, no? C'erano le foto dei tifosi, che mi disse, vedi, sì, che strano, questa è l'unica città in cui questo accade, no? Di solito gli altri si limitano semplicemente a mettere la foto della squadra o di qualche campione, eccetera. Firenze invece è diversa, perché è come se volesse guardarsi allo specchio guardando quelle foto. Ecco, allora quello che mi viene in mente è che spero sempre che quel murale sia un modo, diciamo così, di guardare David Astori, ma anche di guardarsi allo specchio. E questo, insomma, mi piace pensarlo, soprattutto dopo aver ascoltato queste testimonianze ultime che hai fatto sentire, che sono commoventi non solo per le parole, ma anche per le persone da cui venivano, e probabilmente non sono soltanto tifosi, ma sono cittadini, che magari possono aver visto la partita una volta o hanno sentito parlare di Astori due volte, però insomma lo tengono dentro, e questo è importante, quindi vuol dire si vogliono guardare allo specchio anche loro. Sì, verissimo, verissimo, concordo in pieno. Costantino, dai, un ultimo aneddoto di quelli belli che hai raccontati tantissimi, però dai, diciamo, due domande, oltre all'aneddoto, cosa tu ti porti dentro di Davide? Allora, l'umanità, ha detto bene Fabri, cioè l'essere trasversale, cioè racchiude più mondi, non solo gli appassionati di calcio, perché c'è la massaia, c'è la persona che magari non è nemmeno appassionata né di Fiorentina e tantomeno di calcio, e la semplicità, la disponibilità, questa era Davide Astori. Basta vedere poi la sua famiglia, quindi persone assolutamente semplici, disponibili, umili, erano una coppia bellissima, lui e Francesca, e quelle erano di una disponibilità unica quando li incontravi per strada. Un aneddoto divertente è quando andavo a trovargli in ritiro a Coverciano, e lui, sapendo, anche te mi conosci, anche Francesco, sapendo un po' il casinista che sono, mi faceva, caspita Costa, ma riesce a entrare anche qua dentro? Mi faceva, dice, riesce a entrare anche qua dentro? Io, zitto Davide, scavalco, non avevo dubbi. Mi faceva, aveva, perché, con ironia, diceva, vieni, perché gli piaceva, perché si metteva umore, in buon umore, scappava la battuta, lo sfottò, ma era veramente un punto di riferimento anche per campioni molto più importanti di lui. Cioè, io abbiamo citato qualcuno, ma quel giorno in Santa Croce c'era gente come Van Basten, giusto, sì, per ricordarsene uno. Cioè, se andiamo a vedere, vabbè, Totti, ma guarda, non si fa fatica. Cioè, questo ti dimostra l'essere umano, oltre che il campione, il calciatore, il professionista. L'essere umano e cosa lascia nel suo percorso da calciatore. Ecco perché io, anche grazie a Cure to Children, che sta facendo un lavoro esagerato con degli ambasciatori top, perché avete degli ambasciatori veramente di una credibilità unica, ecco l'esempio Davide Astori va portato nelle scuole calcio. Quello sarà magari un obiettivo, come che io, come ha detto Lavori, magari mi posso sostenere, portare proprio la storia, l'esempio Davide Astori, per i sacrifici che ha fatto anche da calciatore nelle varie scuole calcio, nei centri di formazione dove si formano magari futuri calciatori, non dico campioni, ma futuri calciatori. Sicuramente è un progetto a cui potremmo lavorare, anche perché sono nati tanti centri sportivi con il nome di Davide Astori, tanti veramente scuole calcio o campi dedicati a Davide, almeno qui in Toscana veramente tanti. E allora io vi saluto e vi ringrazio, grazie, Costantino Nicoletti e Stefano Fabri, per la fantastica serata. Grazie a voi per quello che fate. Sì, anche voi, bravo, continuate a seguire, perché naturalmente Bruno Astori chiuderà questa diretta. Che abbiamo voluto, perché la famiglia è presente, c'è stata, ogni cosa che fa Cure to Children all'approvazione della famiglia e di Francesca, quindi su questo non siamo mai stati fuori luogo, anzi abbiamo sempre chiesto proprio con questo spirito il perché noi stiamo portando avanti questo progetto oggi, è nato il murale, ne stiamo parlando, quindi grazie davvero a voi, e ci sarà modo per riparlarne anche in seguito. Ma andiamo a vedere proprio e andiamo a conoscerlo finalmente, chi è che ha fatto quest'opera? Giulio Rosk, un artista che io personalmente non conoscevo, devo dirlo, ho visto le sue bellissime opere di Falcone e Borsellino, e anche a Genova Paolo Villaggio, devo dire che
anche quella mi ha colpito molto, se ne parla meno, ma è veramente, veramente straordinaria. E poi eccoti 240 metri quadri che si aprono in via Canova e Giulio Rosk, eccolo qui. Ciao Giulio, ben trovato anche in questa trasmissione che stiamo portando avanti. Oggi hai detto proprio un'affermazione, voglio partire da quella. Un murale affinché il suo ricordo non rimanga in un campo di calcio, ma tra le persone. Grazie per avermi, come dire, presente in questa trasmissione. Per me, ripeto, comunque è un onore aver dipinto quest'opera per Davide. Sì, lo ribadisco anche adesso, cioè, il ricordo di Davide deve rimanere indelebile, insomma è un po' il compito che io ho nel realizzare monumenti, cioè, ma non tanto le opere sono monumenti, ma appunto le persone che vengono ritratte. Questa è una cosa importante e delicata che io e i miei colleghi abbiamo e facciamo. Sì, ogni tanto vai via, ma almeno scusatemi, in cuffia sono ancora in albergo, sono ancora per poche ore a Firenze. Sì, ancora devi partire, questo sì. Effettivamente lo sapevamo, però non volevamo mandare il tuo contributo con una semplice intervista, ma volevamo proprio vederti no, dal vivo. Io sono veramente felicissimo, cioè, assolutamente. Quindi su questo, diciamo che la tua opera iper realistica si sposa benissimo con la pittura. Tanti, come dicevo già prima, la criticavano mentre tu la facevi, ma naturalmente c'ha molta lavorazione, molti livelli in cui tu devi lavorare, devi curare questi particolari. Diciamo che quanto ti ha emozionato farlo? È vero che è un tuo lavoro, però in ogni lavoro c'è sempre un fattore emotivo che ognuno di noi mette in campo. Beh sì, chiaramente l'opera non si realizza in un giorno, quindi tra l'altro, come dire, i primi giorni sono quelli dove l'opera si compone piano piano, quindi parto da uno scarabocchio, se così si può chiamare, che sono poi quei punti di riferimento che mi danno la possibilità di realizzare appunto il disegno, e poi piano piano sì, sono livelli che si vanno giorno dopo giorno completando, quindi è come una pittura classica, sono delle velature, quindi ci sono degli step che chiaramente si devono rispettare, che è giusto così. 240 metri chiaramente sono tanti, e quindi ci vuole il giusto tempo per realizzare. L'opera sì, mi ha emozionato, mi ha commosso tantissimo. Oggi è stata una giornata bellissima per me, per la mia carriera artistica, perché insomma in punta di piedi sono arrivato a Firenze e ho visto, come dire, quello che effettivamente Davide ha lasciato nel cuore dei fiorentini, cioè bellissimo. Io sono un appassionato di calcio e tra l'altro ero pure a Firenze a fare un lavoro il giorno della scomparsa, insomma, quindi l'ho vissuto proprio proprio lì, cioè bello anche il fatto che poi sono stato pure coinvolto per realizzare quest'opera. Ora non è... mi sentite? Ti una abbiamo connessione... perso per un secondo, sì, okay. Però... Lo dico emozionante dire poco, chiaramente, dico, è stato bellissimo il supporto che ho avuto dalle persone che sono venute ogni giorno a sostenere, a vedere l'opera, la tifoseria che è stata presente, insomma è stato bellissimo. Hai usato anche una pittura di qualità che è stata donata, cioè che noi veramente dovevamo comprarla, poi il dottor Romano di Sto Italia, che ringraziamo pubblicamente, l'ha voluta donare per quest'opera grandiosa. Come ti sei trovato con i suoi colori? Perché poi era la prima volta che anche te lavoravi con i loro colori. No, io, come dire, sono intervenuto in questo muro delicatissimo con un cappotto termico che chiaramente si doveva rispettare chiaramente l'investimento che è stato fatto per la realizzazione del cappotto, quindi i colori che ho utilizzato sono ottimi. Oggi mi sono relazionato con dei dirigenti dell'azienda, ho provato a sentire il dottor Romano, ma non ci siamo organizzati negli orari, quindi lo chiamavo io, non mi rispondeva lui, e viceversa, ho visto dopo la chiamata, lo sentirò. Sì,
Sì, devo dire che ti abbiamo perso un attimo, Giulio. Io ho una connessione un po' così, perdonatemi. Va dico bene, va bene. Il prodotto veramente uno tra i migliori che io abbia usato in 20 anni di carriera, credo di aver utilizzato un prodotto di eccellenza superiore. Sì, un gesto inaspettato anche da parte nostra, insomma, del dottor Romano, che ha voluto donare questo. Quindi un'altra domanda che ci hanno fatto: quanto durerà quest'opera? È vero che quantificarla non è, però usando colori di qualità in un palazzo appena ristrutturato sicuramente avrà lunga vita. Assolutamente sì, tra l'altro la parete, come dire, è un supporto fantastico, perché il più delle volte il lavoro che facciamo è effimero. Effimero per diversi fattori. Uno è quella della superficie, quella superficie, come dire, è perfetta, cioè non ha nessun problema, è un cappotto termico, quindi non ha infiltrazioni, non ha niente. I materiali che sono stati utilizzati sono, come dire, di altissimo livello, quindi non è, l'opera sicuramente dovrà subire dei restauri nel tempo, perché essendo all'esterno chiaramente c'è un fattore che insomma è imprevedibile. È imprevedibile, quindi anni. Quello sicuramente. Grazie Giulio, grazie a voi, veramente grazie davvero di cuore. Scusami, ci tengo a ringraziarvi, veramente è stato bellissimo, cioè è stato bello per conoscere che fate, ci tengo a salutare te, Marco, assolutamente, Massimo, tutte le persone che sono state vicine, che mi sono state vicine a me, a Massimo, e che hanno permesso questo, veramente, grazie a tutto, grazie a Stefania che ho visto che ha commentato, grazie veramente a tutti. Grazie a te Giulio, buon rientro nella tua splendida Sicilia, e ci sarà sicuramente occasione affinché le nostre strade si incrocino nuovamente. Grazie davvero. Lo spero veramente. Sarò comunque grazie. Io resterò qui in linea, vi seguirò fino alla fine. Bene, grazie. Allora io ora passerei la parola a un grande tifoso di ACF Fiorentina, che anche oggi abbiamo voluto fortemente un suo messaggio. Stiamo parlando di Cristian Pandolfini di 1926, che grazie per aver atteso. Attendendo che accenda il microfono Cristian, io volevo iniziare proprio il collegamento mandando il contributo di Andrea Vannucci, che all'epoca dei fatti era l'assessore allo sport del Comune di Firenze, oggi al Consiglio regionale, che effettivamente ha voluto raccontarci questo suo ricordo di Davide. E all'epoca era assessore allo sport del Comune di Firenze, e come ha devastato tutti noi quella notizia, sicuramente anche a lei l'ha colpito in maniera particolare. Sì, lo ricordo come se fosse nemmeno ieri, oggi. Andammo con il sindaco ai Campini, alla sede della Fiorentina, ancora non si chiamavano Davide Astori, a portare le condoglianze dell'amministrazione alla società, in un'atmosfera veramente surreale. Poi l'indomani in consiglio comunale toccò a me fare la comunicazione, me lo ricordo come veramente l'intervento più difficile della mia vita, perché insomma c'era il funerale in corso a Coverciano, con già una fila di amore e tristezza e disperazione che si andava formando, e non riuscivo a trattenere le lacrime. Insomma, fu una delle poche volte in cui effettivamente il ruolo istituzionale non ti mette al riparo dalle emozioni della persona che sei. E Davide lo vediamo spesso, l'avevamo visto anche in occasione di manifestazione con Curto Children, che è grande sostenitore dell'iniziativa che siamo a inaugurare qui oggi, e ci è mancato fin dal primo momento. Tutti si ricordano che la partita con il Benevento, il gol che sembrava frutto del destino davvero da parte di Vitor Hugo. E fu davvero una giornata di quelle che lasciano il segno, ecco, che rimarranno per sempre nella storia
di chi ama la Fiorentina, e Davide in quella storia ha un posto, l'avrebbe avuto comunque per quello che stava dando sul campo, per quello che stava incidendo nello spogliatoio, e sicuramente adesso è per tutti, con tutto il rispetto per i grandi capitani della Fiorentina, qui ce n'era due, Antognoni, Pasqual, ovviamente Batistuta, per non parlare di chi è venuto prima, però davvero lui è un po' il capitano eterno, ecco, della nostra squadra del cuore. E oggi è bellissimo che un muro di un'edilizia residenziale pubblica porti il suo sorriso, e magari chi lo sa, tra qualche anno nell'immaginario collettivo delle persone questo quartiere non sarà più Viale Canova, ma sarà il quartiere Astori, perché poi il bello dell'arte è che tante volte riesce anche senza volere a dare un nome a quello che gli sta intorno. Ecco, io mi auguro che questo sia una di quelle volte, e viva Davide, ed è sempre un'emozione ricordarlo, ripensarci, rivedere qui i suoi familiari che fin dal primo momento hanno, diciamo, visto con stupore e con gratitudine il grande affetto e il grande amore che Firenze nutre per suo figlio, e li ringrazio per essere stati qui anche oggi a dimostrazione di questo legame che non si spezzerà mai. Sì, Vannucci emozionato come ognuno di noi anche oggi lì che ha ripercorso questo. Cristian, le tue parole di oggi davvero hanno colpito ognuno di noi. Hai detto proprio alla famiglia, rivolgendoti alla famiglia di Davide, questa è casa vostra. Partirei da qua. Buonasera a tutti, innanzitutto. Mi fa piacere essere qui in rappresentanza poi della tifoseria, perché comunque per noi non è usuale essere in determinate situazioni, ma per Davide, per quello che ha rappresentato, lo facciamo volentieri. Il nostro primo pensiero va verso di loro, perché comunque va verso la famiglia, verso le persone che ce l'hanno donato in un certo senso, perché comunque sia sono persone che nella loro semplicità trasmettono quello che ci trasmetteva lui, e quindi il primo pensiero va a loro e va anche alla sua bimba, perché alla bimba di Davide, a Vittoria, perché comunque quando crescerà, quando sarà più grande, si informerà, chiederà, troverà tante persone, troverà una città intera che gli racconterà chi era suo padre. Questo penso che sia la cosa più bella, no? Quello che fa la differenza è quello che rimane quando lasci dei valori, quando lasci qualcosa di importante alla gente. Vero, Sian. E poi effettivamente voi siete stati vicini in ogni modo, quindi io ti ringrazio anche di questo tuo intervento, che so che è molto importante. E se ti andava di raccontare proprio quando avete donato questa fascia di capitano, oppure quando insomma la Fiorentina non andava benissimo e voi siete andati a parlare con la squadra, questa cosa che hai raccontato questa mattina. Sì, sai, quello rimane un momento importante, perché comunque è successo tutto ciò è successo un mese prima che poi Davide venisse a mancare, quindi un mese e mezzo se non sbaglio, era gennaio, febbraio. E come succede in alcune occasioni durante il corso di un campionato, magari a noi ci succede più spesso, però c'era una sorta di richiamo verso la squadra, siccome se non sbaglio era il primo anno poi che indossavano le maglie con i colori dei quartieri, quindi i colori del calcio storico, e anche questa è stata una cosa bella, perché comunque sia è una cosa che noi avevamo un po' cercato di spingere, cercare di creare un'identità con la città, e i ragazzi del calcio storico in quel momento ci siamo uniti, soprattutto quelli che vengono anche allo stadio. E quindi quando ci siamo presentati lì, gli abbiamo dato quella fascia, poi i dettagli magari l'ho detto oggi, quello che ha fatto Davide in quel momento, che ha fatto un gesto davvero uomo,
prima che di giocatore. In quel momento si è creato un legame, infatti se non sbaglio la prima partita successiva, quando noi gli abbiamo dato la maglia, andiamo a giocare a Bologna, c'è quella foto in cui si ritrae Davide con la maglia verde, con la fascia, quella era la prima volta la indossava, se non erro abbiamo vinto a Bologna e si fece anche una partita gagliarda, quindi non fu solo il consegnargli la fascia, no? È anche quello che poi ha rappresentato nelle partite a seguire. Quindi quando lui ci ha lasciato è stato un colpo, un duro colpo per tutti, e questo legame è nato prima, quindi ha ancora più valore, no? Se vogliamo. Verissimo, aspettiamo solo l'apertura degli stadi anche per fare qualche bella iniziativa con la curva e sostenere dal vivo questo, il progetto Davide Astori, quindi per portare, per curare più bambini possibile, perché la vostra generosità è sempre grande, quando si muove il tifoso effettivamente tutto il resto è noia, come se mi lasci no, il termine. No, è giusto, guarda, se mi permetto di lasciarti un qualcosa di un po' di, tra virgolette, un po' di diverso magari da quello che è stato sempre detto, sì, posso dire che Davide ci ha lasciato, quindi nella maniera più forte che qualcuno può fare, lasciandoci, però ci ha lasciato un ricordo e ha risvegliato una serie di valori all'interno delle persone. C'era una frase di Totò che dice: la morte livella, no? E lui a un certo punto ha messo tutti allo stesso pari, perché in quella piazza in Santa Croce non c'erano solo i calciatori famosi, c'erano delle persone, delle signore anziane, magari di 60, di 70, di 80 anni, c'erano tutti. Erano lì che piangevano senza conoscere. Verissimo. E questa è la vera forza, no? E questo magari uno se lo deve ricordare e portare avanti anche nel futuro. Ecco, questo poi verissimo, penso è una cosa verissimo, Cristian. Cristian, allora grazie, salutiamo con te tutti i tifosi di grazie della, a voi della e volevo Fiorentina. Ringraziare anche Andrea Vannucci, perché noi 2 anni e mezzo fa chiedemmo di poter fare un murales su Davide. Sì, è vero. E da lì poi magari, come succede a volte, passa del tempo, però perché un murales, poi i muri sono un po' la voce, no? Del popolo, come dice un mio caro amico. E quindi siamo contenti e ringraziamo chi ha dato la possibilità di farlo su quell'idea di 2 anni e mezzo fa. Grazie a tutti e un abbraccio ancora alla famiglia. Grazie, grazie, grazie a te Cristian, grazie, e proseguiamo questa diretta con una grande sorpresa, che è voluto intervenire in trasmissione il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani. Presidente, grazie, grazie davvero di cuore del suo sostegno questa mattina. Lì in via Canova e oggi a intervenire in questa magnifica diretta dove stiamo raccontando proprio il progetto murale di Davide Astori e il progetto Astori di Cure to Children. Ma sono io a ringraziarvi per avermi coinvolto. Devo dire che oggi è stato un momento davvero toccante e abbiamo visto come poche volte insieme tutte le anime di quello che poi la Fiorentina interpreta. I tifosi, ovvero il popolo viola, che è il popolo di Firenze, i dirigenti della società, con anche dei riferimenti a persone che oggi non sono la Fiorentina, penso alla presenza di Pioli, lo sono e saranno sempre bandiere della Fiorentina, Antonioni, Bota Valero, ma contemporaneamente quello che poi sono le istituzioni della città che hanno voluto che in un luogo così visibile, su cui solitamente ci sono tutti gli ostacoli di questo mondo, la sovrintendenza che dice di no, il comitato che protesta e così via, invece tutti sono stati uniti in questa grande facciata, in uno dei palazzi più visibili dalla strada, una delle strade più frequentate via Canova, l'immagine di Davide Astori. Così in qualche modo Davide entra nella storia della città, perché da lì
da oggi ai prossimi anni tutti potranno vedere e ripensare a questa figura così importante per l'identità della Fiorentina e quindi l'identità di Firenze. Un uomo che come capitano ha interpretato momenti difficili della Fiorentina, non dimentichiamocelo, non i momenti in cui lotti per lo scudetto, ma i momenti di una fase critica, ma che riusciva a tenere compatta la squadra prendendosi le sue responsabilità. Oggi, quando è stato detto da uno degli autorevoli tifosi di Astori che dopo una partita persa con il Verona non si tirò indietro, disse: bene, i tifosi vengono da noi, e lui disse: io sono il capitano, quindi mi prendo la responsabilità del nostro comportamento. Di fronte a tifosi che gli dicevano: noi possiamo anche concepire la sconfitta, ma quando c'è l'onore, quando si vede la lotta fino in fondo, quando la partita si è giocata con la grinta e la determinazione di chi sente di vestire i colori viola, ecco il capitano che dice: avete ragione, io mi prendo la responsabilità con i miei compagni, e sappiate che noi questa maglia la onoreremo in ogni partita, per andare avanti lotteremo come se fosse la partita della vita. Ecco, quindi ti rendi conto della personalità di quest'uomo, che io amo ricordare quando tutti gli anni, un giorno, due, andavo al ritiro, e la pazienza con cui, oggi il riferimento nel murale c'era ai bambini, si poneva lì a fare l'autografo a tutti, la fotografia o il selfie con tutti, ma con lo spirito di chi sentiva l'importanza di come per una squadra, la squadra di calcio, c'è questo valore identitario di riconoscersi in quella città, in quel club, e contemporaneamente conta il bambino tifoso come il più bravo calciatore. E lui questo senso della sobrietà e della modestia, ma che era volontà di coinvolgimento di questa grande famiglia che è la Fiorentina, lo calava proprio nel suo comportamento quotidiano. E quando è venuto meno, ecco che la città si è stretta intorno a lui. Ma come Firenze sa esserla? Siamo brontoloni, contestatori, ci vediamo in quel... ma nei momenti del dunque la città è fuori con tutti i suoi valori e la profondità di sentimenti. Quindi caso, Presidente, ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita, il messaggio giusto e potente che lancia questa grande parete. Sì, questa grande parete sarà il simbolo di ciò che Astori rappresenta per Firenze, e in qualche modo entra nella hall dei grandi personaggi della città. Voi direte: un calciatore? Sì, un calciatore, perché spesso nell'età contemporanea ciò che rappresenta la squadra di calcio è un aspetto importante dell'identità di una comunità che si raffigura in questo caso attraverso la Fiorentina nella comunità di Firenze. Grazie, grazie davvero di cuore al Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, e grazie da parte di tutto il direttivo della Fondazione Curtu Children, che anche attraverso il Presidente della Commissione Sanità, insomma, portiamo la Toscana nel mondo, e ne siamo fieri di esserlo, insomma, Presidente. Lei ci ha conosciuto anche quando era Presidente del Consiglio regionale, quindi voglio dire, ormai conosce questa realtà. E con l'occasione ringrazio anche il Presidente attuale del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che anche lui non ha fatto mancare il suo contributo oggi. Grazie ancora, Presidente. E allora andiamo avanti, e andiamo quasi in chiusura di questo speciale del murale su Davide Astori. Tra pochissimo avremo il fratello Bruno Astori che parlerà e chiuderà questa diretta, ma prima vogliamo parlare proprio di questa iniziativa che va proprio di pari passo con tutto questo progetto del murale, ed è proprio il documentario su Davide Astori, dei ragazzi fantastici. Adesso abbiamo in linea proprio Tommaso Nuti, uno dei fondatori di Edera Rivista, che nascono come rivista ma davvero contattati da noi e dal Comune di Firenze non si sono fatti scappare questa occasione, che non è solo per loro un momento di crescita, fuori discussione quello, ma è il messaggio che vogliono portare, cioè gli amici di Davide che parlano in questo documentario. Benvenuto, Tommaso.
Ciao, ciao Francesco, ciao a tutti. Grazie di averci invitato in questa bellissima trasmissione e rinnovo i ringraziamenti per averci reso partecipi di questo bellissimo progetto, perché per noi è veramente un grandissimo onore poter raccogliere testimonianze sia per noi, come hai detto te, perché è sicuramente un periodo di crescita, quello degli ultimi mesi dietro al documentario, ma soprattutto per chi poi andrà a guardare effettivamente questo progetto, questo documentario, perché siamo sicuri che lascerà nella memoria, lascerà un ricordo bellissimo di quella persona bellissima che era Davide, che, come magari ho ribadito stamani durante l'inaugurazione, noi non abbiamo conosciuto, noi abbiamo però avuto la fortuna di poterlo conoscere tramite le parole di chi lo conosceva meglio di noi, di chi ci ha giocato insieme, di chi lo ha visto crescere fino dai tempi delle giovanili del Milan, delle prime esperienze in Serie C fino alla nazionale. E non vediamo l'ora, ecco, di farvelo vedere. Sì, voglio una risposta secca da te, non ci devi pensare tanto. Quale delle tante risposte, ricordi di Davide in questo documentario? Una, ne devi scegliere una, lo so che anche la mia ti ha colpito, però voglio dire che non sia la mia, insomma un'altra di un vero amico di Davide che lo frequentavo tutti i giorni. Allora avrei sicuramente risposto la tua, perché no, in realtà allora se c'è una persona che è stata, sono state veramente tutte molto disponibili, ora chiuderemo le interviste mercoledì con Marco Benassi, e se c'è una persona che però ci ha dato qualcosa veramente in più è Stefano Pioli. Con il mister ci siamo trovati a Parma in uno studio gentilmente concesso per l'occasione, e il mister ha raccontato di quando Davide entrava nello spogliatoio, di quando Davide arrivava dopo di lui, era il primo dei giocatori ad entrare al campo sportivo, il primo dei giocatori a sorridere, perché era quello che, e cito testualmente Pioli, gli dava la forza anche nelle giornate più brutte o comunque più difficili di poter iniziare al meglio la giornata. E questo è lo spirito che poi si potrà vedere durante anche tutto il documentario, che ci tengo a precisare è diretto da un altro ragazzo di Edera, che è Fabio Filippini, e la sceneggiatura, la fotografia è fatta da Chiara Lisi, da me, Leonardo Torrini e Jacopo Malenotti. Allora, se ne parli così sembra, sai, quei progetti da 1 milione di euro, ma invece voi davvero con le spese vive avete voluto contribuire a questa cosa. Diciamo che è più il disturbo della benzina che non altro. No, però io ci tengo a dirlo, disturbo. Perché Cure to Children è fatto di persone vere, è fatto anche di voi che aiutate a crescere Cure to Children e a realizzare sempre qualcosa che porti nel mondo proprio il nome di Cure to Children. Mi dicono dalla regia che ci fai omaggio di una pillola, la vogliamo vedere prima di dare la parola poi a Bruno Astori, ok? E poi diciamo sì. Quando lo vediamo e dove lo vediamo. Allora, grazie per questa pillola, ma ritorniamo subito dopo il contributo. L'idea dei murali è nata da un dialogo tra la nostra amministrazione, il Comune di Firenze, la famiglia di Davide, a cui siamo sempre rimasti legati, e Cure to Children. Quindi direi un gioco a tre che ci ha permesso di pensare a qualcosa di particolare che stabilisse anche un legame diretto con le nuove generazioni. Ricordo le parole della famiglia quando hanno scritto una lettera a tutta la città in cui ci chiedevano di non smettere di ricordarlo e di non stancarsi di raccontare quello che è stato Davide per la città. E quindi questa fu un'idea che nacque e che siamo riusciti a sviluppare insieme alla famiglia grazie al fratello Marco che ha risposto a una nostra mail, al nostro progetto, e ci ha indicato in Cure to Children il soggetto con cui Davide e con cui tutta la famiglia avrebbero voluto che questa iniziativa fosse portata avanti. Massimo mi chiamò e mi disse che insomma il comune ci dava l'opportunità
di fare questo murale, perché noi abbiamo detto, l'avevamo buttata là insomma qualche tempo prima. Gli ho detto a Massimo, ho detto, sai che significa questo? Che dobbiamo di nuovo rimetterci. Però effettivamente ci siamo guardati solo per un attimo, io e Massimo, e abbiamo detto, per Davide serve un tatuaggio per la città. Ci sono alcune cose che sono piaciute alla famiglia, alcune cose alla Francesca, insomma è stato molto, è stato veramente bello vederlo nascere. Davide continua ad essere testimonia della Curto Cedre, perché grazie alla famiglia, grazie a Francesca, hanno deciso di continuare. Ed è chiaro che in memoria di Davide noi continuiamo a parlare di lui, ma parlare soprattutto dell'amore che lui aveva manifestato verso questi bambini. Io faccio fatica a pensare una cosa o ricordarmi una cosa non positiva di lui, perché era un ragazzo veramente bello, bello dentro e bello fuori, poi positivo, determinato, però con quella determinazione non che ti posso dire con quelli fin troppo, invece lui prendeva tutto nel modo giusto. Amava scherzare e prendere in giro tutti. Cercavi di integrare subito tutti quelli che c'erano, cercavi di fare un unico gruppo, anche se poi all'interno di un gruppo ognuno ha la sua mentalità, la sua maniera di vedere le cose, però non si estraneava mai dal gruppo o dal tenere insieme tutti i ragazzi. Tutte le mattine io ero il primo ad arrivare, Davide era il secondo, e arrivava sempre con un sorriso stampato, con una serenità che mi dava subito la positività nell'affrontare questa giornata. Quando abbiamo deciso con Curto Children e con la famiglia di dedicare una parete così importante, anche così imponente, perché sono 240 metri quadri, è emersa subito la necessità di individuare un artista a livello nazionale che potesse fare un'opera di questa importanza. La scelta è ricaduta su Rosk, che subito, quando è stato contattato, devo dire, si è dimostrato davvero entusiasta. Nel giro di pochi giorni ha inviato la grafica, il bozzetto del murale e ci ha detto sì, senza esitazioni. Ho realizzato un bozzetto, una impostazione grafica con i colori della Fiorentina, chiaramente ci sono delle sfumature di viola che sono nello sfondo. E c'è chiaramente l'immagine di Davide che primeggia, come se ci fosse una prospettiva gerarchica, no? Quindi mi rifaccio un po' la storia dell'arte fiorentina. Quindi c'è Davide che primeggia, grande la sua immagine, e dopo c'è lo stesso Davide più piccolo, dove appunto si vede il numero 13 e la maglia. Sullo sfondo fondamentale si vede questa curva e questi cartelloni alzati che omaggiano Davide con i quattro simboli del calcio storico di Firenze, quindi ci sono tutti quegli elementi che insomma assieme insomma diventano un messaggio perfetto per appunto il ricordo di Davide. Questo murale può insegnare ai ragazzi la volontà di fare squadra, fare gruppo, e rappresenta una persona che bisogna seguire. Farà capire sicuro a generazioni che dovranno venire ancora chi è stato, come si comportava, i valori che aveva. Sono sicuro che passando in via Canova tanti si fermeranno, ripenseranno a Davide, penseranno a ciò che ha significato per la nostra città, e andando via con un sorriso. Non è un'immagine di Davide messa lì, è un'immagine di Davide che dà un messaggio universale di speranza a tutti i bambini, perché ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita, quindi il messaggio è universale, deve essere universale. Eh sì, effettivamente è stata emozionante, mi ricordo ancora quando avete fatto queste interviste anche a noi di Cure to Children, che davvero l'emozione, anche il modo in cui ci avete accolto e nei vostri studi, ma anche il Museo del Calcio ha accolto Cure to Children per girare delle interviste che effettivamente meritavano una cornice anche giusta e diversa, intervistando questi grandi campioni. Allora, diciamolo subito, quest'estate avremo questa anteprima tutta fiorentina, riusciremo a farla nel quartiere 4 dell'Isolotto, vero Tommaso? Sì, confermo. Allora, intanto ci tengo a dire che questa pillola non verrà pubblicata. È una
un regalo che facciamo a voi, perché con tutto il lavoro che avete fatto vi meritate di poterla trasmettere in esclusiva senza poi renderla pubblica, perché poi tra poco uscirà il trailer e ci sarà anche la campagna di promozione. La prima proiezione, diciamo, sarà sì, a fine giugno, poi ne faremo un'altra aperta, diciamo, al pubblico, per quanto poi le normative possano consentire un po', insomma, l'accesso a più persone possibili. Non vediamo l'ora, veramente, siamo in fase di elaborazione, stiamo in fase di montaggio, siamo in fase di riguardare tutti i video, che tutte le volte ci lasciano sempre i brividi sulla pelle. Io a parlare ho i brividi, veramente, a ripensare a tutte le interviste dei compagni, da Buffon a Pioli a Pasquale e a tutto il resto. Veramente vero. Bello. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi, e si vede che ne faremo anche più di una se c'è bisogno e se le normative, insomma, non ci permettono di fare un evento con tante persone. Magari. Ne faremo più di una prima della pubblicazione. Prima dei saluti approfitto proprio di te per ringraziare voi di Edera, ringraziare tutti, anche il popolo di volontari di Cultus Children e in primis il nostro operativo Marco Salimbeni, che è stato omnipresente sul cantiere tutti i giorni, oltre al lavoro che svolge normalmente anche lui. Massimo Cremasco, anche lui uno dei grandi promotori e diciamo un grande custode della famiglia Story, che la fa sentire, lui è uno di quegli uomini che la fa sentire in casa, perché poi noi siamo gli operativi che corriamo e lui giustamente riesce a concentrarsi poi per altre cose. Siamo una squadra che riusciamo in qualche modo ad andare avanti, ed è questa la nostra forza, perché questo è Cure to Children, voi ci avete conosciuto e andiamo avanti. Quindi vi faccio complimenti da parte di tutta la redazione, veramente, per tutto quello che fate. Grazie. Prima di passare appunto la parola a Bruno, a Story, per la famiglia Story, volevo proprio ringraziare Selunga, i GIDS donatori di sangue, la Molo Noleggi, il Banco Fiorentino, Consiag, Beifin, che ora vedete anche alle mie spalle, la Compagnia dei Babbi Natale, che non hanno mai fatto mancare il supporto a Cure to Children, con tutta la presidenza e tutti davvero che singolarmente riescono a essere presenti sempre ai nostri eventi, e a tutti i partner tecnici che, insomma, vedete ora in sovraimpressione, ma il minimo, perché davvero tutti hanno contribuito venendoci incontro a questa grande opera, che altrimenti sarebbe costata davvero un occhio della testa, perché fatta con tutti i criteri e fatta con tutto, effettivamente non potevamo affrontarla da solo, e sono rimasti diciamo anche delle risorse, grandi risorse per il progetto Davide Astori in India. Vi ricordo ancora che potete donare sulla piattaforma GoFundMe fino al 31 maggio, ma poi si può contribuire a Cure to Children seguendoci anche sul nostro sito www.curetochildren.it e sostenerci in mille modi, insomma, anche solo essere ambasciatori è il minimo che ognuno di noi può fare, e vi racconteremo davvero tutto come sempre abbiamo fatto. Bruno, ci sei, mi hanno detto dalla regia, quindi voglio chiudere con te. Grazie per aver accettato l'invito. Sei così. Ti vediamo e ti sentiamo benissimo. Ciao Francesco. Grazie a te Bruno di essere presente, che giustamente la famiglia è sempre rimasta chiusa in questo grande dolore. Però, come ho detto anche a inizio trasmissione, è una cosa un po' che accomuna Cure to Children, che i fondatori e tutto il direttivo sa che cosa significa il dolore di perdere un proprio caro e trasformare questa energia negativa in positiva. Ci vuole del tempo, indubbiamente, piano piano, ma poi queste opere, portare avanti ciò che veramente Davide ha voluto intraprendere con Cure to Children, con questo grande messaggio
ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita. Ma sai, poi c'è anche un parallelismo forse con la passione che Davide aveva per l'arte, per il design e per l'architettura. Quindi vedere un edificio di una città come Firenze, che è la culla dell'arte italiana, da casa popolare, da edilizia popolare, da architettura popolare, diventare un'opera d'arte, credo che crei anche un legame con quello che era la sua passione, una delle sue tante passioni, che appunto era per l'arte, per il design. Lui scherzosamente si definiva designer di fama mondiale e calciatore nel tempo libero, e quindi questo gesto di dedicare alla sua immagine, al suo sorriso, una parte della città di Firenze, crea ancora un valore ancora più forte con quello che era la sua passione per la vita. Perché mi piace sottolineare come forse la caratteristica che più contraddistingueva era la curiosità e la voglia di scoprire sempre cose nuove, che facessero parte del suo mondo, della professione del calcio, e che gli hanno permesso poi, da una squadretta di paese, di finire nella squadra nazionale, quindi da persona facente parte di una famiglia semplice, con valori semplicissimi, diventare un eroe per tante persone, che poi alla fine i calciatori sono quello, sono un simbolo, sono degli eroi per molte persone. Ed è anche per questo che mi piace proprio spiegare, far capire che quello che lui ha fatto capire alla gente, che ci terrei che venisse portato avanti, ci terremmo come famiglia, è che da una passione per la vita, da una curiosità per qualsiasi cosa, possa nascere un potere dirompente che può davvero andare ovunque. Quindi questo è quello che mi piace di quello che è successo oggi. Ovviamente ti dico, sì, non ti nego che per noi, noi ci teniamo che venga tenuto vivo il ricordo di Davide. In primis perché ci sentiamo in dovere verso una città che ci ha dimostrato quanto fosse legata a lui. E poi egoisticamente tenere vivo il suo ricordo è un po', serve un po' anche a tenere vivi noi stessi come famiglia, perché chiaramente quello che succede in quel giorno segna la tua vita per sempre, ma questi eventi fanno sì male, perché poi ti risollevano alcuni momenti particolari e alcuni luoghi di quell'evento, ma allo stesso tempo ti danno la forza di capire quello che è il vero valore della vita e che lui sarebbe fiero di portare avanti. Sì, Bruno, diciamo che io prima, e la domanda che ho fatto a dei tifosi, che poi non so se l'hai seguita tutta, ma avrai modo di rivederla, che insomma è stata proprio tua mamma questa mattina che... lei, per carità, l'aveva vista in foto, però a tutti noi ha fatto un effetto diverso andarla a vedere dal vivo. Sarà davvero quei colori vivi, quella sorta di tridimensionalità che in un certo senso il nostro occhio riesce a vedere. E tua mamma mi ha detto proprio una cosa, ha detto: con quell'indice è come se ci volesse indicare, no? Un qualcosa, come faceva in campo, perché quella è stata presa da una foto del campo, quindi era lui che direzionava la squadra tutto in un certo senso. In questo momento, messo lì, davvero ci sta indicando questa strada, Bruno. Ma io penso che poi l'opera d'arte, per la quale ho fatto dei complimenti e li rinnovo ancora a Giulio, che non conoscevo, ho conosciuto solamente oggi, li ho fatti in modo sincero, perché io ieri sono arrivato a Firenze e ho voluto buttare un occhio curiosamente già al murales. Abbiamo visto che sui social hai subito pubblicato, sì, sui social hai subito pubblicato appena arrivato. E ricollegandomi a Giulio, dico, quello che per me è riuscito a fare è trasportare su un supporto murario quello che è davvero il simbolo, secondo me, di Davide, che è il suo sorriso. Quindi quello che ha davvero centrato è
fare parlare quell'opera grazie al sorriso, che era un po' la caratteristica, come Stefano sottolinea ogni volta che ne parla, di mio fratello. È vero, è vero, è vero. E poi c'è anche l'altro tuo fratello, no? Che oggi Marco, per farlo salire in pedana a Marco è stato davvero Marco è la parte più equilibrata del trio, perché sicuramente io e Davide eravamo i più creativi e quelli più distruttivi. Lui tendeva sempre a ricostruire che noi distruggevamo. È verissimo. Abbiamo visto anche dalle immagini proprio il calore di questa città fantastica di Firenze, che veramente vi ha riservato persone non solo del mondo dello sport e del calcio, ma anche persone comuni che veramente vi hanno con quell'applauso, che è sempre quell'applauso caloroso che non vi ha mai lasciato. Beh, sai, quello che abbiamo vissuto in quella settimana, dal 4 all'8 di marzo, ha avuto il suo culmine usciti dalla Basilica, quindi quello che, almeno personalmente, io, quello che per me è stato il momento più difficile è stato uscire da quella Basilica e sentire l'applauso della città e il calore che ha trasmesso lì. Ho capito davvero quello, abbiamo capito quello che Firenze, diciamo, ha voluto, quanto Firenze si fosse legata a lui, e da quel momento credo che si è creato un legame eterno con la nostra famiglia, che, per il quale io ringrazierò finché vivrò la vostra città. Ma lo dico in modo sincero, perché poi ne siamo più nordici, un po' più freddi nei rapporti. La città di Firenze invece ha un rapporto molto più viscerale, più di pancia, e ti dico, è tanta tanta roba. E poi quando sicuramente Cure to Children manterrà alto il nome di Davide, perché è il minimo che noi possiamo fare, e davvero la risposta concreta è quella di andare a curare più bambini possibili, che era la questione che lui ci teneva di più, perché il bambino è visto sempre in una maniera un po' indifesa, già noi con i figli tante volte con una febbre ci allarmiamo, e sapere che la cura in dei posti non c'è, per noi è fondamentale portare avanti questo tipo di messaggio, e lo faremo, lo continueremo a fare, e naturalmente sarà grande. Sarà grande sempre il nostro rispetto di Davide come uomo, perché non, come fanno in tanti, non è solo uno sfruttamento d'immagine, perché non bisogna mai andare su quello, perché non, però è quel messaggio, cioè noi il murale a noi e a voi vi è piaciuto proprio perché trasmetteva un messaggio e trasmette un messaggio che è infinitesimale, perché è troppo potente, e ogni giorno che uno passa di lì quel messaggio diventa proprio un mantra e una forza che può dare alla giornata di ognuno di noi, se sei d'accordo su questo. Sono pienamente d'accordo, e ci tengo a rinnovare i complimenti e i ringraziamenti a tutti voi come fondazione, perché fate davvero tantissimo, e tu hai detto giustamente il motivo che io credo abbia legato Davide a voi sia è stato quello della vostra missione verso i bambini. Lui aveva un debole per i bambini e aveva una capacità innata di creare un legame profondo fin dal primo istante con loro, e i tifosi, penso che l'avessero incontrato per strada, credo che siano testimoni di questo suo debole verso di loro. E quindi rinnovo i miei complimenti, e non avremmo mai assecondato questo progetto se non avessimo davvero intravisto un obiettivo più che nobile in quello che fate. Quindi devo ringraziare te Francesco, devo ringraziare comunque Massimo, devo ringraziare tutti voi, Roberto e Cristina, tutti quelli che hanno partecipato al progetto e continueranno a fare comunque del bene per gli altri. Ringraziamo ancora nuovamente a nome della famiglia tutti quelli che hanno permesso che questo murale venisse realizzato, quindi a partire dal comune, dai tifosi, dalla città, ne dimenticherò qualcuno sicuramente, dagli sponsor e da tutti voi.
E che altro? Avete già detto? Sì, ecco, vero, vero, però effettivamente resto incantato ad ascoltarti, perché effettivamente è così. Noi che credo che non devo aggiungere altro, io vado poche volte in difficoltà, ma sicuramente in questo momento lo sono, perché in quella scena, quando lui ha voluto sapere tutto di Cure to Children, perché ho avuto la fortuna di andare con il coordinatore scientifico Lawrence Faulkner proprio in queste mission in India, in Sri Lanka e in Kosovo, e gli spiegavo tecnicamente quello che ho fatto. Cioè, sono entrato in sala operatoria e ho ripreso tutto la fase del trapianto, perché Cure to Children si spiega male. In due parole si dice: sicura più bambini possibili affetti da tumori e gravi malattie del sangue, però poi in pratica quello che fai lo dobbiamo far solo vedere. Quindi mi sono armato di telecamera e sono andato, e lui ha voluto sapere ogni dettaglio di questa cosa. Mi ricordo che quella scena, eravamo col tavolo anche con Costantino Nicoletti, che hai visto prima, tutto, veramente tutto. E poi, cambiando discorso, davvero è stata sempre una persona che spassosa, vera, schietta, quegli occhi. Ma mi posso immaginare di come ti abbia rotto le scatole tutta sera per chiederti spiegazioni? No, sì. Diciamo che quella sera, la scena di Cure to Children, non ho fatto cena, però sono stato contento. Non avevo neanche un dubbio. Sono stato però davvero, se lui ha aderito a questo progetto, è perché davvero, siccome non tralasciava nessun dettaglio in niente di quello che faceva, e perché ha intravisto in voi davvero un progetto con delle solide basi, che merita davvero di essere fatto conoscere di giorno in giorno a sempre più persone, perché credo che sia davvero una cosa di una nobiltà che non ha uguali. Grazie Bruno, grazie per aver accettato l'invito, e grazie davvero. Ci rivedremo a Firenze per l'anteprima di questo documentario, che anche voi naturalmente avete approvato, perché è un racconto di quegli amici che voi poi vi porterete a casa. Non sappiamo neanche se, mi diceva Tommaso, riusciamo a mettere tutti, però voi avrete la versione integrale, questo è garantito da Cure to Children, insomma, questo grazie è il minimo mille che possiamo grazie fare. Grazie Bruno, e grazie a voi. Davvero grazie a te, saluta Francesco, tutta la famiglia da parte di tutti, e da parte di tutti i messaggi che ci sono arrivati anche in questo momento di diretta e sui nostri social di questo progetto. Nulla è più importante di un bambino, e nulla è più importante di curare e guarire un bambino. Questo è Cure to Children, e grazie ancora Bruno. Andiamo in chiusura proprio. Vi saluto. Grazie Bruno. Grazie a voi. E diciamo che è un'emozione davvero grande che ci porteremo dentro questa sera, ognuno di noi, io per primo, Cure to Children in tutto quello che fa. Proprio vogliamo chiudere con quest'occhio, che davvero non sapevamo come promuoverla questa campagna, e l'idea anche di tutto il gruppo di lavoro, Stefania Pancini, il nostro Jacopo Vicini, davvero ci siamo detti, Olivia Guardi di Phil Crowd, ci siamo detti: perché non prendere proprio l'occhio, che è quello che ha sempre più trasmesso emozioni, di Davide. E quindi quella copertina che avete appena visto, e che è stata proprio tutta la campagna, vogliamo davvero chiudere questa nostra diretta, che sicuramente porteremo avanti anche in altri momenti, perché far sapere anche a che punto sono i nostri progetti è sempre un qualcosa di importante, perché donare sì, ma sapere anche con certezza dove va a finire l'euro o i 10.000 euro che noi doniamo, secondo noi è veramente importante, deve avere un valore etico forte, insomma, di essere quelle fondazioni vere che riescono a dimostrare e a curare e guarire più bambini possibili. Quindi su questo davvero è una fondazione che io ho scelto dal 2009 di sostenere come volontario e responsabile della comunicazione, proprio
per portare avanti e far conoscere a più persone possibile Cure to Children. E questo progetto di Davide Assori me lo porto dentro e continueremo a svilupparlo in tutto e per tutto, proprio per la famiglia, per Francesca, che sempre ci hanno sostenuto. Un abbraccio davvero a tutti di cuore e grazie per averci seguito, e so che anche molti di voi ci seguiranno dopo, che i messaggi che sono arrivati si può vedere dopo, sicuramente sì, quindi potete riviverla quando volete questa trasmissione. Un grazie va ai Magic Project e alla regia, che in questo momento credo una webcam gliel'ho installata di nascosto, eccola qui, con Leonardo Succhi. Ringrazio anche l'amico Gianluca Rota, che è stato un ottimo supporto per coordinare tutti i vari interventi, e Yen, l'instancabile Yen, dico io, che effettivamente è una mano grande e potente. E ringrazio anche Luigi Dell'Elba, che oggi mi ha proprio supportato in tutto quello che avete visto, il video, i contributi della giornata. Un murale per Davide Assori. Grazie, buonasera a tutti, e Cure to Children: nulla è più importante di un bambino, nulla è più importante di curare e guarire un bambino. Grazie ancora e buonanotte.